Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Raccogliamoci in preghiera davanti a Dio, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Il tuo aiuto, Signore Dio nostro, ci renda sempre lieti nel tuo servizio, perché solo nella dedizione a te, fonte di ogni bene, possiamo avere felicità piena e duratura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi, ecco, una porta era aperta nel cielo. La voce che prima avevo udito parlarmi come una tromba diceva: «Sali quassù, ti mostrerò le cose che devono accadere in seguito». Subito fui preso dallo Spirito, ed ecco c'era un trono nel cielo, e sul trono uno stava seduto. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto a diaspro e cornalina. Un arcobaleno simile nell'aspetto a smeraldo avvolgeva il trono. Attorno al trono c'erano 24 seggi e sui seggi stavano seduti 24 anziani, avvolti in candide vesti con corone d'oro sul capo. Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni. Ardevano davanti al trono 7 fiaccole accese, che sono i 7 spiriti di Dio. Davanti al trono vi era come un mare trasparente, simile a cristallo. In mezzo al trono e attorno al trono vi erano 4 esseri viventi, pieni di occhi davanti e dietro. Il primo vivente era simile a un leone, il secondo era simile a un vitello, il terzo aveva l'aspetto come di un uomo, il quarto vivente era simile a un'aquila che vola. I 4 esseri viventi hanno ciascuno 6 ali, intorno e dentro sono costellati di occhi. Giorno e notte non cessano di ripetere: «Santo, santo, santo, il Signore Dio l'Onnipotente, colui che era, che è e che viene». E ogni volta che questi esseri viventi rendono gloria, onore e grazia a colui che è seduto sul trono e che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono, dicendo: «Tu sei degno, Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore, la potenza, perché tu hai creato tutte le cose, per la tua volontà esistevano e furono create». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Santo, santo, santo il Signore Dio l'Onnipotente. Santo, santo, santo il Signore Dio l'Onnipotente. Lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nel suo maestoso firmamento, lodatelo per le sue imprese, lodatelo per la sua immensa grandezza. Santo, santo, santo il Signore Dio l'Onnipotente. Lodatelo con il suono del corno, lodatelo con l'arpa e la cetra, lodatelo con tamburelli e danze, lodatelo sulle corde e con i flauti. Santo, santo, santo il Signore Dio l'Onnipotente.
Lodatelo con cimbali sonori, lodatelo con cimbali squillanti. Ogni vivente dia lode al Signore. Santo, 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 santo è il Signore Dio, onnipotente. Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portate frutto, e il frutto rimanga. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse una parabola, perché era vicino a Gerusalemme ed essi pensavano che il regno di Dio dovesse manifestarsi da un momento all'altro. Disse dunque: un uomo di nobile famiglia partì per un paese lontano per ricevere il titolo di re e poi ritornare. Chiamati 10 dei suoi servi, consegnò loro 10 monete d'oro, dicendo: «Fatele fruttare fino al mio ritorno». Ma i suoi cittadini lo odiavano e mandarono dietro di lui una delegazione a dire: «Non vogliamo che costui venga a regnare su di noi». Dopo aver ricevuto il titolo di re, egli ritornò e fece chiamare quei servi a cui aveva consegnato il denaro, per sapere quanto ciascuno avesse guadagnato. Si presentò il primo e disse: «Signore, la tua moneta d'oro ne ha fruttate 10». Gli disse: «Bene, servo buono, poiché ti sei mostrato fedele nel poco, ricevi il potere sopra 10 città». Poi si presentò il secondo e disse: «Signore, la tua moneta d'oro ne ha fruttate 5». Anche a questo disse: «Tu pure sarai a capo di 5 città». Venne poi anche un altro e disse: «Signore, ecco la tua moneta d'oro, che ho tenuto nascosta in un fazzoletto. Avevo paura di te, che sei un uomo severo. Prendi quello che non hai messo in deposito e mieti quello che non hai seminato». Gli rispose: «Dalle tue stesse parole ti giudico, servo malvagio. Sapevi che sono un uomo severo, che prendo quello che non ho messo in deposito e mieto quello che non ho seminato? Perché allora non hai consegnato il mio denaro a una banca? Al mio ritorno l'avrei riscosso con gli interessi». Disse poi ai presenti: «Toglietegli la moneta d'oro e datela a colui che ne ha 10». Gli risposero: «Signore, ne ha già 10». Io vi dico: a chi ha sarà dato, invece a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quei miei nemici che non volevano che io diventassi loro re, conduceteli qui e uccideteli davanti a me». Dette queste cose, Gesù camminava davanti a tutti, salendo verso Gerusalemme. Parola del Signore. Gloria a te. Sia lodato Gesù Cristo. Ci sono parabole simili nel Vangelo, la parabola dei talenti, la più conosciuta, quella delle mine, ma in buona sostanza la parabola vuole dirci che prima o poi Dio ci chiederà conto dei doni che abbiamo ricevuto. E allora sarebbe una bella operazione mentale quella di provare a calarci un po' nel racconto evangelico e verificare, fare un'associazione: a quale dei servi io assomiglio. Beh, mi auguro di non assomigliare a quei cittadini che non volevano l'investitura regale, erano dei nemici dichiarati, ma i servi sono le persone di fiducia ai quali viene affidato un ministero, un dono prezioso
che va sviluppato, che va impiegato, perché il modo di investirlo è proprio il suo impiego. Non te lo devi tenere in tasca stretto, lo devi far circolare. Quindi proviamo a pensare quali potrebbero essere i doni che vengono dati. I doni, attenzione, che non sono delle predisposizioni, delle ricchezze personali, ma sono dei doni per la comunità. Magari la tua capacità di ascolto, la tua bravura nell'organizzazione, nel servizio, la tua capacità di relazione con le persone solari, col sorriso sulle labbra, capaci di incontrare, di aprire le porte, oppure la capacità di essere compassionevole, di saperti chinare sui disagi, sulle tragedie dell'altro. E allora l'invito è proprio non nasconderli questi doni. Qualche volta ti ripari dietro la scusa che tu non conti nulla, che tu non sei capace, perché priveresti la comunità di un servizio. Credo che sia bello anche guardare il risvolto della medaglia, perché tante volte io potrei immaginare di avere delle qualità, delle capacità, dei doni, e non li ho. Ci vuole anche l'umiltà di saper riconoscere le proprie povertà. Io non posso così propormi per un servizio non essendone capace, perché tradirei la comunità che si troverebbe a non avere una persona capace di un certo servizio, quindi o impedirei a qualcuno di poterlo svolgere. È un impegno importante, ecco, noi dovremmo però fare un'ulteriore operazione, perché da solo io non posso capire quali qualità posso avere, quali doni il Signore mi ha dato. Devo accettare il confronto, il suggerimento, sono gli altri che devono scoprire i miei talenti, no? E quindi, oppure io stesso devo lavorare per scoprire i talenti degli altri. Diventiamo scopritori di talenti nostri e dei fratelli. E dobbiamo, direi, favorire lo sviluppo, responsabilizzare, capire, sostenere e non da ultimo invocare lo Spirito, perché i suoi doni di consiglio, di intelletto, di scienza siano davvero il cuore, il sostegno e direi la strada vera perché questo possa accadere. Sia lodato Gesù Cristo. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio
L'offerta che ti presentiamo, Signore, ci ottenga la grazia di servirti fedelmente e ci prepari il frutto di un'eternità beata. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nella attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco, il Presbiteri e i Diaconi.
Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo dicendo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia.
poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. Nutriti da questo sacramento, ti preghiamo umilmente, o Padre, la celebrazione che il tuo Figlio ha comandato di fare in sua memoria ci faccia crescere nell'amore per Cristo nostro Signore. Amen. E prima della benedizione finale, vogliamo raccoglierci ancora in preghiera, elevando proprio il nostro, direi, sguardo a Gesù bambino che viene custodito e venerato in questo santuario. O santo bambino Gesù, che diffondi le tue grazie su chi ti invoca, volgi i tuoi occhi a noi, prostrati innanzi alla tua santa immagine, e ascolta la nostra preghiera. Ti raccomandiamo tanti poveri bisognosi che confidano nel tuo divin cuore. Stendi su di essi la tua mano onnipotente e soccorri alla loro necessità. Stendila sui bambini per proteggerli, sulle famiglie per custodirne l'unità e l'amore, sugli infermi per guarirli e santificarne le pene, sugli afflitti per consolarli, sui peccatori per trarli alla luce della tua grazia, su quanti, stretti dal dolore e dalla miseria, invocano fiduciosi il tuo amoroso aiuto. Stendila ancora su di noi per benedirci. Concedi, o piccolo Re, i tesori della tua misericordia e della tua pace al mondo intero, e conservaci ora e sempre nella grazia del tuo amore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita. Andate in pace. Rendiamo grazie.